Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Due Chiacchiere in Cucina, buongiorno Ilenia. Buongiorno Leonardo. Tutto bene? Molto tutto bene. Ok, molto altra avventura. Insomma, tanto bene. No, adesso non vogliamo sapere, insomma, cosa passa per la testa a te. No, è che sono un po' più piccola di voi. Vabbè, finalmente io riesco ad avere ovviamente... No, vabbè, dai. Vai benissimo. Vuoi finire qui la stagione? No, no, è che aiuti le mie cervicali. Allora, altra avventura, altro veramente modo per scoprire idee geniali e nuove ricette insieme a un'altra meravigliosa ospite. Anche oggi con noi una presenza femminile, effettivamente ci coccoliamo, diciamo. Assolutamente ci coccoliamo. Sì. Siamo con Nika Cardinale, sì, buongiorno, ciao, benvenuta. Buongiorno. Il suo sito è Prendili per la gola, mi raccomando. Ma chi? Appunto, lo andremo a scoprire durante la puntata. .it, ovviamente prendili per la gola.it, tutte le pagine Instagram, il sito e tutto quanto, un sito molto particolare, anche questo sarà veramente un mondo da scoprire e un punto di riferimento da avere. Ma intanto da te vorremmo un'anticipazione piccolissima sulle due ricette di oggi. Allora, vi preparo due piatti molto veloci, ma allo stesso tempo d'impatto. Vi faccio una carbonara. È già il termine, sì, funziona. Una carbonara però autunnale, perché metteremo i funghi. Ok. E poi sopra una bella grattugiata di ricotta di bufala salata. Buona. Che buona. Sì. Ok, bene. Il sud esce. Il sud c'è sempre. E poi faremo una torta alla panna montata. Ma la panna montata la metteremo nell'impasto della torta. Chissà, ecco, se ci piacerà. Quindi, io ci provo. No, ce la faremo, non ti preoccupare. E anche perché ci fidiamo di te, ma soprattutto ci fidiamo di questo mix meraviglioso tra Bari, Milano, insomma andremo a scoprire tante cose. Però adesso è il momento di avere un buon bicchiere d'acqua, il nostro brindisi per cominciare. Con una buona acqua che fa bene, come sempre, idratarsi tutti i giorni con un bel litro e mezzo d'acqua. Noi andiamo in pubblicità e tra poco Nika Cardinale. Siamo tornati in cucina con tanta curiosità. Allora, con noi c'è Nika Cardinale, il tuo sito meraviglioso prendiliperlagola.it, dove ci sono un sacco di informazioni, veramente tantissime, sia per quanto riguarda le ricette, ma anche per quanto riguarda la cucina e l'ottima cucina, sì, italiana. Ma su questo arriveremo dopo, perché adesso vorrei cominciare a parlare proprio della prima ricetta. Tu ce l'hai anticipata, questa carbonara autunnale, sì, e noi andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. Perfetto. Allora, per fare questa carbonara autunnale che ci ha portato Nika, servono ovviamente ricetta per 4 persone, servono 300 grammi di spaghetti integrali, 300 grammi di funghi champignon, 3 uova, spicchi d'aglio, poi vedremo insomma l'utilizzo, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, noi useremo il prezzemolo, ma se volete c'è anche l'opzione, si può usare anche un rametto di timo se vi piace, e poi a finire una ricotta salata di bufala. Queste sono, diciamo così, le basi fondamentali, sì, per fare questa ricetta. Ma alla fine è un piatto molto veloce, soprattutto che si fa in poco tempo. Sì, ma sai quelle spaghettate, quando ti sale quella spaghettata urgente con gli amici? Sì. No, non lo sappiamo. No, no. Che no, poi sono quelle migliori, prima, perché sai che gli amici mangiano qualsiasi cosa. Sì. Se poi fai una cosa buona, cioè la riuscita. Guarda, è fatta. Casa mia è sempre piena di amici che viene e mangiano. Quindi. Che bello. Sì. Lei è l'amica fondamentale. Nella compagnia, ci deve sempre essere. Allora, cominciamo subito. Vedi? Però non la vivi tanto bene questa cosa. No, la vivo bene, però ogni tanto magari vengo a casa tua. Perfetto, io qualche volta a casa tua, così ci invertiamo in voi. Fantastico. Facciamo i gemellaggi tra amiche fondamentali. Sì. Allora, proprio per far capire che è una ricetta che si può fare velocemente e contemporaneamente, sì, cuocere la pasta e creare il condimento, cominciamo subito. Io mi occupo di grattugiare la ricotta, sì, e anche poi aggiungere delle uova. Sì. Ok. Invece noi abbiamo messo già l'acqua che sta bollendo. Bollendo. Sì, l'abbiamo anche salata. Già a posto. Perfetto. Mentre se accendi qui, perché io, sì, sono imbranata con l'induzione. Io ho imparato due cose. Hai bisogno di olio? Sì. Allora. Nel frattempo io preparo l'aglio. È bello che ridono sempre, ma io una cosa ho imparato a fare. Ma la sai fare bene, tesoro. Cioè, sono una meraviglia fare questa cosa qua. Oh, guarda come... Va bene così? Come, perfetto, basta, sì, perfetto. Il filo va a ritmo. Guardami quanto. Basta così. Ok. Abbiamo preso lo spicchietto d'aglio. Che buona, vero? Eccolo lì.
La ricotta salata. Però questa ricotta salata non mi piace. Cos'è? La sveglia dell'acqua. La sveglia dell'acqua, l'avevo lasciata andare. Allora, scusa. Olio, facciamo andare l'aglio. Nel frattempo... Dicevo che questa ricotta non mi piace tanto perché non si sbriciola quando vai a grattugiarla. Perché in quel caso appunto le briciole le mangi. Questa invece rimane compatta. Ah, vedi, però puoi mangiare i tocchettoni senza problemi, quindi non ci sono problemi. E infatti, scusa, mangiala a pezzi. Molto più buono. Cioè proprio tagliata col coltello, sì, proprio... Sì. Tu lo fai sempre? Sì. Quante uova Anche ci perché metto? Sono intollerante al lattosio. Quindi la ricotta di bufala riesco a digerirla, quindi non mi dà fastidio. Allora, senti una cosa, tu sì? Adesso, siccome prima nel fuori onda, mentre preparavamo i funghi, sì, tu ci hai insegnato effettivamente una tecnica per i funghi, per pulirli. Sì, sì. Che, ecco, che non carta, vanno no? lavati, sì, ma con un panno vanno ben puliti. Quindi nel frattempo mi sa che... L'aglio sta andando. Vanno puliti con un panno, sì, e non messi sotto l'acqua, altrimenti raccoglieranno tutta l'acqua, prenderanno l'acqua praticamente con quella stiamo lavando e diventeranno neri in cottura. Allora io volevo, a proposito di questo, introdurre quella che era la parte, quando prima dicevamo punto di riferimento, il tuo, sì, sito prendiliperlagola.it, perché? Perché tu hai collaborato, comunque sei andata a bottega, diciamo, sì, così, da grandi chef stellati. Sì. Da cui hai tratto proprio grandi insegnamenti, ma dal punto di vista sia del gusto, sia della preparazione, ma anche dell'utilizzo di determinati strumenti rispetto ad altri. Sì, e soprattutto ho visto che la vita comunque dello chef, ho potuto vedere che la vita dello chef non è così bella e rosea come appare in televisione, perché adesso comunque gli chef hanno quella specie di nomea, certo, dove sono praticamente star, mentre... veramente non è così, sono comunque gente che lavora molto sodo, che passa dalle 14 alle 16 ore in cucina. Quello studio della linea, dei menù. Tutto passa praticamente da loro. Loro sono dei veri e propri imprenditori alla fine. È una vita durissima. È durissima. Quindi l'elemento della passione per la cucina, dello scoprire nuovi ingredienti, nuove combinazioni, va un po' in secondo piano. Quindi il godimento magari è, sì, un attimo inferiore. Sì, perché adesso chiunque guarda la TV, ce ne sono tanti di programmi dove i chef sono praticamente i protagonisti, quindi uno guarda quel programma e dice: oh, voglio fare lo chef perché magari un domani divento anch'io famoso, mi chiedono, certo, un autografo, il selfie. Il selfie, che poi è quella la popolarità, ma non effettivamente la conoscenza del lavoro. Allora, in sé, Leo, forte. Tu pensa, sì, che i primi anni di MasterChef, per dire, c'è stata un'affluenza alle scuole alberghiere dell'80% in più. Vedi? Rispetto ad altri anni. Negli ultimi anni c'è stata invece un'impennata in negativo, pari a quasi il 50% in quando meno di iscritti. Quando si è scoperto quello che realmente si richiede per arrivare, sì, a un certo livello. Di quell'80% in più, cioè solamente il 10%, ha continuato con la vita professionale da cuoco. Che comunque è molto dura. C'è la gavetta, c'è comunque il lavoro pesante, stare in cucina non è poi così facile. Ma io anche sono stata vita sociale privata, sì, zero. Sono stata un po'... Posso fare un mestolo? Sì, infatti, te lo qui, stavo... guarda. Perfetto. Eccolo lì. No, anche un mestolino per versare l'acqua di cottura, perché, sì, andremo sia a rosolare i funghi con l'aglio, ma aggiungeremo un po' di acqua di cottura. Per, ecco, dare un po' per dargli più morbidezza, sì, al nostro fungo. Fungo. Ma com'è emotivamente approcciarsi, cioè come hai fatto tu? Perché poi non è stato solo vado ad ascoltarli, no, proprio hai avuto un rapporto diretto, professionale. Sì, io di ho deciso di non andare lì e intervistare semplicemente lo chef, ma ho voluto proprio provare quello che è la sua giornata tipo. Quindi dalla mattina quando c'è la lista della spesa, sino all'ultimo secondo del servizio. Certo. E voluto proprio cucinare con lui, stare a stretto contatto, sia per capire i segreti, perché comunque... Un po' ci sta, dai. Voglio dire, uno non può non far finta di non niente, che, non bravo, ascoltare. Però volevo anche che chi segue Prendili per la gola scoprisse anche cosa c'è dietro lo chef. C'è proprio la persona, l'uomo, la donna, perché comunque ce ne sono anche tantissimi di chef, molto, sono donne molto adesso. Brave, tra molto l'altro. Brave, molto brave, sì. Forse, non voglio dire, però
Anche un filino alcune meglio sì, di qualcuno. Ma beh, hanno detto effettivamente chi ha provato la differenza, insomma, persone esperte che hanno un palato molto fino, diciamo così, proprio c'è un approccio completamente diverso, il trattare anche la stessa materia prima, gli abbinamenti. Sì, in modo c'è un'aggressività magari minore rispetto a quello pepe che può essere sale, l'approccio maschile. Sì? Pepe e sale. Sale arrivo io, sale arrivo okay. io. E ti aggiungo un po' di prezzemolo anche No, magari il prezzemolo lo mettiamo qui. Ok. Stop. Lo mettiamo alla fine, immagino. Sì, sì, sì. No, devi fare un macinino. Gira avanti, indietro. Bravo. Comunque, per chi è veramente interessato a questo mondo, no, dello chef stellato, comunque dello chef che ha un livello molto alto. Allora io metterei anche, scusa se... No, vai, è la ricetta, andiamo sì. alla pasta. Metti un po' di sale grosso, ti bastano sì. 100 grammi, Leo. Per me? Sì. Sì, sì. Dopo li metti e butto dall'altra così se la assaggi. Va bene. Va bene. Ecco qua. Grazie. Non salo molto, però sono un po' così. Va bene quello che serve, tanto la mangi tu. No, stavo dicendo, volevo veramente invitarvi ad andare su prendiliperlagola.it, che è il sito di Nika, perché... Tu all'interno, oltre all'intervista a questi grandi chef, oltre alle cose che tu hai imparato e rielaborato, sì. perché il bello è anche il lato molto personale che tu metti nel tuo sì. lavoro, e questo è veramente molto bello da vedere e da seguire, ci sono anche tutte le varie agende, cioè degli eventi che magari non trovate negli organi di stampa sì. più comuni, quindi eventi di nicchia, eventi per addetti ai lavori, sì. con nuove un commento, aperture no? di ristoranti, nuove aperture di locali. Che comunque adesso Milano è in pieno fermento, e parlo di Milano perché comunque mi occupo di questa zona, della zona del milanese, e è in pieno fermento, sembra che la cioè, bolla Expo non si sia mai sì, mai secondo me è arrivata sì. adesso la bolla Expo? Sì, cioè, Milano sì, ne sta ancora beneficiando tanto. E quindi ci sono tante nuove aperture, molti giovani che comunque si imbattono in queste nuove avventure, nuovi format anche di ristorazione. Molto sta andando adesso il comfort food. Certo. Tanti sono non più i menù, quelli degustazione dove tu hai il classico piatto, ma piccoli appetizer per poter assaggiare tutto e magari... Un percorso, sì, e dove affiancare una buona bollicina... Buona, molto buona. Per quello è però comfort food. Comfort food. Comfort drink, anzi. Perfetto. Allora, noi stiamo ritornando alla ricetta. La pasta è stata... Sì, abbiamo messo la pasta. In acqua. Stiamo rosolando i funghi, che sono quasi pronti. A me piacciono croccanti, okay. non piacciono anche morbidi. Anche lo spaghetto, immagino tu, magari, visto che dopo vai a sì, saltare lo in padella. Sì, lo lasceremo al dente, ok, sì. Quindi al posto dei 10 minuti consigliati per la cottura, ne faremo 7-8. Sì, sì, ok. Sì. Sì, perché poi con l'acqua di cottura andremo a risottare. Anche perché in quel caso, essendoci comunque dell'acqua data dai funghi, anche lo spaghetto assorbirà il sapore sì. dei funghi, quindi avremo proprio un gusto rotondo. Sì, e grazie all'amido della pasta crema. Si creerà quella cremina che tanto ci piace. E se ne arriverà anche l'ora di mangiare. Beh, c'è chi è già a tavola in questo momento, quindi credo che siamo noi ad invidiare voi. Allora, chissà, ti sei mai chiesto, scusami, cosa staranno mangiando a casa? Non lo so, però credo che ci invidino in qualche momento, a meno che non sia il classico pranzo di famiglia con tutte le varie ricette della tradizione fatte da nonne o mamme e tutto quanto. Allora, noi andiamo, concluderemo poi quello che è tutta la parte della... finale sì. appunto di questa carbonara, mentre si cuoce la pasta e continuano ad andare i funghi, noi andiamo a scoprire un altro consiglio. Anche oggi avremo l'angolo della buona alimentazione, quindi un altro consiglio per cambiare le vostre abitudini sbagliate. Bentornati due chiacchiere in cucina, ma bentornati soprattutto nel nostro angolino, nel nostro spazietto di educazione alimentare. È tornata con noi Cinzia Dalla Gassa, dietista, questo stavo anche rovesciando tutto. Continuiamo il nostro cammino attraverso sì. le abitudini alimentari da sistemare, da cambiare, o come imparare come a farlo, come cambiare. Mm-hmm.
Oggi io volevo parlare con te della famosa regola del lunedì, cosiddetta. Dal lunedì, no? Oppure, dal primo gennaio. Infatti, del primo gennaio, ovvero trovare la motivazione per cominciare una dieta, un percorso alimentare diverso, un'attività fisica, cioè qualcosa che vada veramente a cominciare a sistemare il proprio stato, la propria situazione. Però come si trova la motivazione? A volte la motivazione non è così facile da trovare, cioè ci sono situazioni dove chi decide di attuare un cambiamento sa qual è il motivo per cui desidera farlo, altre volte è un po' più difficile, cioè già si è confusi sull'obiettivo da raggiungere, la motivazione è ancora più complicata e quindi si rimane in quell'intreccio di pensieri tra l'intenzione di volerlo fare e una vita che rimane sempre la stessa, col risultato che dopo un po' di tempo sei sempre più frustrato e cominci a pensare ma forse non fa per me, comincio forse quando sarò pronto oppure quando sarò in vacanza, cioè ti dai mille alibi e scuse. Però poi magari nasce anche un po' un senso di colpa perché uno dice poi continua ad averne bisogno, però dice allora io ho rallentato, è colpa mia. Sì, vedi che gli altri ci riescono, ti metti in discussione, insomma è un po' sicuramente frustrante. E per trovare questa motivazione? Per trovare la motivazione è più che continuare a pensare o aspettare che la motivazione arrivi dall'alto o che qualcuno ti dia un motivo per iniziare a farlo, siccome la motivazione è una cosa molto soggettiva e molto personale, più che andare a caccia della propria motivazione, vale la pena di cominciare ad agire e quindi con un po' di forza di volontà sforzarsi di iniziare veramente l'attività fisica, non lunedì, oggi. O domani, cioè, al più tardi, cioè comincia tempo, a fare, sì, perché ti dai l'opportunità di scoprire cosa effettivamente significa per te e quali cambiamenti può portare a livello corporeo, a livello mentale. Questo vale per l'attività fisica, vale anche per l'alimentazione. Molte persone che non avevano la motivazione, attuando dei piccoli cambiamenti, si sono accorti di cambiamenti che potevano interessare e quindi cambiando hanno trovato la motivazione. Quindi a volte è vero il contrario. Sì, l'importante è agire, perché se stai fermo rimani intrecciato in un loop di pensieri dandoti sempre delle buone scuse per non farlo. Che per esempio potrebbe essere un riorganizzare magari gli impegni della settimana, capire dove ci sono degli spazi vuoti, degli spazi e cominciare. Sono nato con la fantasia di rivoluzioniamo questo. Sì, cominciare ovviamente dalle cose che ti piace fare, quindi senza l'imposizione, un'attività fisica può essere, diciamo, l'importante è cominciare con dei piccoli passi, non se uno non ama la palestra paga l'abbonamento di un anno. Quindi sono piccoli obiettivi. Piccoli passetti nella direzione di quel cambiamento che vorresti attuare. Quindi in viso, diciamo, davanti, quando pianifichiamo questa cosa, comunque cerchiamo la motivazione, non abbiamo l'obiettivo finale, abbiamo il piccolo passo per poi arrivare all'obiettivo finale. L'obiettivo finale c'è perché ti deve dare una direzione, l'importante è che il passo sia piccolo e che tu riesca a metterlo in atto, quindi mai grandi cambiamenti, non cominciare con una dieta che scombina tutte le abitudini o con un abbonamento in palestra, ma fare proprio piccoli passi. Bene, adesso non abbiamo più scuse, quindi la motivazione dobbiamo cercarla. Grazie Cinzia Dalla Gassa con noi anche oggi, alla prossima puntata alla con prossima. Te invece torniamo in cucina. Ritorniamo a Due Chiacchiere in Cucina in compagnia di Nika Cardinale, che sta facendo il gesto atletico della saltata dello spaghetto. Adesso cade tutto a terra, facciamo una pessima figura. Ne abbiamo comunque ancora di cose. Perfetto. Sì, ce la facciamo. Abbiamo scolato gli spaghetti integrali, come diciamo prima, e ovviamente adesso avviene quel famoso procedimento che è la risottatura. Sì, li stiamo risottando, ovvero con dell'acqua. Abbiamo tolto molto al dente gli spaghetti. Con l'acqua di cottura ne prendiamo, li bagniamo e terminiamo la cottura in modo tale che rilasci quella bella cremina, anche se poi andiamo a mettere le uova con il formaggio che continuerà a dare la cremosità al piatto. Buona, e qui effettivamente si vede la carbonara, perché poi ovviamente la carbonara non carbonara può essere senza uova. Tra l'altro c'è una cosa, la ricotta è stata scelta, la ricotta salata di bufala, perché è meno salata rispetto a un pecorino. Sì, è un po' più dolce rispetto al pecorino classico che useremo per la carbonara, e che col fungo, che comunque non è, altrimenti muore il fungo. Sì, quindi ho scelto un sapore un po' più dolce.
Vabbè, ma questo, no, questo è virtuosismo, non vale, adesso ci ho preso gusto. Andiamo ad asciugare un altro po' e poi andiamo con le uova. Spegniamo il fuoco e andiamo con le uova, certo, altrimenti... Tra l'altro, facciamo una bella frittata di pasta che comunque non è, no, poi da buttare via. No, assolutamente no. Di solito si fa con l'avanzo della pasta. Sì. Però okay, poi vedrete veramente, i funghi sono rimasti belli compatti, hanno ancora, okay, un po' di croccantezza, quindi non... Spegniamo. Credo di aver spento. Sì, si è spento. Sì, si è spento. ho la fobia dell'induzione. Ecco qua, procedimento delicatissimo perché... A detta di tanti è fondamentale avere la temperatura giusta, sì, e la cottura giusta. Okay. Fuoco spento, mi raccomando, quando, sì, si... Vuoi che ti versi a filo piano piano, ti basta, no, così? No, secondo me basta. Diamo la spadellata. Sto già entrando in modalità spaghettata tra amici, serale, notturna, okay, o dopo il teatro, dopo il cinema. Vuoi fare il nido? Allora, direi di sì, però... Facciamo una cosa più casereccia e... Facciamo spaghettata? Ma sì! Io proprio... Ma sì! Questo che profumo! Piace. Vedi? Allora. Facciamo un nido qui dentro. Quello sarà buono. Spaghetto. Per raccogliere tutti i vari spaghetti e i funghi. Allora. Anche perché lo spaghetto... Non c'è niente di male impiattare lo spaghetto bello. Anche un po' confuso. Che poi fai così e... Vabbè, quello sì. Vero, è magia. Quella è magia. Soprattutto quando gli amici non ti dicono che sei completamente sbrodolato con crema e cose varie. Ok, e finisco. Sì, ho fatto un po' di... Non esiste appunto la carta da cucina. E ecco, finisco qua con una grattugiata di ricotta sopra. Un po' più grossa. Sì. Un po' di prezzemolo. E un po' di prezzemolo, sì, vai. Allora, noi abbiamo concluso questa meravigliosa carbonara autunnale, questo è il piatto che abbiamo preparato, adesso andiamo a scoprire qual è l'abbinamento perfetto, qual è il vino che può veramente dare ancora di più meraviglia a una ricetta stupenda, i profumi sono stupendi. Buongiorno, ciao. Adoro la carbonara. Questa volta in versione autunnale con i funghi. Vabbè, vediamo se il vino può essere corretto. Sì. Allora, ti ho portato un Custozza Superiore di Albino Piona e l'annata è la 2013. Tra l'altro questo vino è un'eccellenza, è stato definito un'eccellenza dei nostri vini nella guida vite. Allora, bellissimo il suo colore, questo giallo paglierino compatto con degli evidenti riflessi. Io li definisco oro verde perché comunque non è precisamente un oro lucente, ma anche qualche bagliore verdolino. Si muove in maniera importante nel calice, nel senso che dimostra tutta la sua pesantezza in quanto struttura, e se lo portiamo all'olfatto è veramente intrigante, molto intrigante, con queste sensazioni di frutta esotica che però sono un po' celate da questa mineralità di gesso e anche un po' di speziatura quasi dolce. Diciamo che non è esplosivo, no, però poi è molto intrigante e questa complessità è cesellata nei minimi termini. Sì. Bello. Assaggiamo. Al palato è molto più verticale, nel senso che arriva con la sua freschezza importante, e però allo stesso tempo questa leggerissima astringenza che è perfetta per abbinarsi per contrapposizione con quell'untuosità, con quella grassezza che c'è nell'olio, e anche perfetto per l'aromaticità dei funghi. Anche una nota leggermente amarognola e sotto, perché magari questa astringenza in qualche modo può richiamare un finale leggermente amarognolo. Interessante questo vino, veramente. Lo trovate ovviamente durante il nostro congresso dal 22 al 24 di novembre a Verona nel Salone dei Vini Venezia. E noi ci vediamo. Cin. A tra poco in cucina. Beh,
Bentornati in cucina, siamo pronti per la seconda ricetta. Con noi, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, c'è una meravigliosa ospite. Stiamo parlando di Nika Cardinale. Il suo sito prendiliperlagola.it, mi raccomando, perché c'è anche un senso, c'è tutto. E in questa seconda parte faremo una ricetta dolce. Sì, prima abbiamo fatto la carbonara e adesso concludiamo con la torta alla panna montata. Allora, andiamo a vedere quelli che sono gli ingredienti necessari per preparare la torta e poi pian pianino vedremo anche tutti i procedimenti. Allora, 200 g di panna fresca, 3 uova, 160 g di zucchero, 100 ml di olio di semi di mais, 230 g di farina 00, un cucchiaino di estratto di vaniglia, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale che serve sempre in tutte le preparazioni dolci. Esalta il dolce. Esalta il dolce. Allora, cominciamo subito facendo la prima cosa che poi sarà fondamentale perché... Sì. La panna. Sì, la panna va montata. Te ne occupi tu? Montata. Ma sì. Abbiamo anche due fragoline magari in studio, no? No, non abbiamo niente, devi solo montare la panna, adesso non cominciare a creare la cose cioccolata nuove. Calda. La cioccolata calda, va bene, due biscottini al burro. Sta male. Ma a proposito di Prendili per la Gola, sì. Allora come nasce questo nome e come nasce poi questo sito? Allora, Prendili per la Gola è nato circa 10 anni fa. E l'autore del nome è mio marito. Ecco, il marito Carmine, che salutiamo, anche perché poi ti dobbiamo chiedere Ciao, una cosa. Carmine! Perché Carmine è veramente, puoi diventare il simbolo di tutti noi uomini, perché hai avuto un'idea meravigliosa. Ma poi lo diremo dopo. Allora, vi lasciamo ancora un po' di curiosità. Allora, nasce da lui? Sì, nasce da lui perché praticamente ho sempre cucinato, comunque guardavo mamma, guardavo nonna e poi da pugliese non si può non cucinare. È una cosa, devi farlo. E io nel frattempo monto le uova. Vai, 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 che è il momento rock in tutto questo. Sì, do una piccola montata e aggiungo lo zucchero. È meraviglioso che anche in momenti di difficoltà non mi chiedono aiuto. Giriamo, altrimenti schizza tutto e montiamo. Se qualcuno vuole ballare nel frattempo, cioè questo pomeriggio in discoteca. E niente, eravamo lì nella sua stanzetta, perché non apri un sito di cucina, perché non condividi le tue ricette con il resto del web, quello era il boom, l'anno praticamente del boom dei blog di cucina. E ne abbiamo aperto uno, come lo chiamiamo, come non lo chiamiamo, un nome che comunque ricordi un po' quella sensazione di voler dare a qualcuno qualcosa. Okay. E quindi Prendili per la Gola, perché tramite la ricetta io vi tento e cerco di irretirvi nella mia cucina. Noi non resistiamo, non opponiamo resistenza. No, neanche noi. No, con una buona cucina si sa che un uomo si conquista molto spesso con la buona cucina. Sì, ovvio. Scusami che non vorrei... No, vai, aggiungo l'olio. Così. Io vado a imburrare lo stampo, sai? Sì, perfetto. Io invece rendo le uova spumose. Sì. Così perché danno struttura poi. Danno struttura, sì, alla torta. E poi aggiungeremo la farina. Prendi più la Gola con il salato o con il dolce? Con il salato. Allora, mi piace preparare i dolci. Infatti è nato praticamente Prendili per la Gola così. Ma nessuno resiste alla mia focaccia barese. E noi non abbiamo assaggiato. No, ma magari la prossima volta ve la porto e la facciamo insieme. No, dai. Vero Leo? No, dai. No, figurati. Se vuoi portare anche altre cose in formato famiglia, noi siamo sempre felici. Sì, la mia focaccia va a ruba. Quella con le patate. No, non metto le patate. Ah no? Invece no. E viene lo stesso, alta, morbida e croccante. Anche se non metto la patata. Vedi che poi andare a discostarsi a volte delle ricette, classiche. Si ottiene comunque lo stesso risultato. Basta un po' di attenzione. Allora, stiamo rendendo spumose le uova. Sì. Ok, ci siamo. Mi sembra un esercizio di trekking in realtà, però ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Ma io volevo che tu raccontassi un po' a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che come
Carmine è diventato il mito di tutti noi uomini, perché ha avuto un'idea geniale. Voi sapete, allora, Nika, tu sei sposata da? 4 anni. Da 4 cioè, anni. 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, però una, diciamo così, una storia d'amore molto lunga. Sì. E poi vi siete trasferiti a Milano da Bari. Da Bari. Insomma. Però, insomma, vi conoscete da una vita, la storia d'amore del paese, roba sì. classica, vicini di casa quasi, sì. conosciuta da una vita. Arriva il grande momento. Sì. Quello. Arriva quel 14 febbraio di 4 anni fa, 4 e mezzo anni fa, mi invita a vedere una rassegna cinematografica di film romantici. Che non c'è niente di peggio e di meno romantico. Alle 4 rassegna. Di pomeriggio, ecco. Dove sì, e dopo saremmo dovuti andare a cena. Quindi immagina il dramma. Cioè, alle 4 parti, vai al cinema. Sì. Poi torni a casa, shampoo, trucco, capisci tutto un quanto. Uomo che bypassa le esigenze di preparazione di una donna, questo già vuol dire avere tanto coraggio, perché veramente è il mio mito. E infatti io per tutto il tragitto gli ho detto, ma perché proprio adesso? Io nel frattempo aggiungo la panna alle uova, un po' alla volta. Ma perché proprio adesso? Ma possiamo andare un'altra volta a vedere i film? No, no, dobbiamo andare per forza oggi. Arriviamo al cinema, deserto. E io lì gli ho dato addosso, ovviamente. Non hai capito dov'era l'evento, lo sapevo. Arrivo lì e i gestori del cinema mi guardano e sorridono. E io, perché? Perché ridono? Forse perché siamo gli unici nel cinema? Come per dire, poveretti. Ci sediamo, parte il primo trailer di film. Vabbè, un film in programmazione. Dicevo, vabbè, questi film romantici. Che magari a te manco piacciono. No, perché lei c'aveva no, in mente, a me piacciono, era per questo che l'aveva fatto, ma non alle 4 di pomeriggio, il giorno di San Valentino, con una cena dopo. Quindi, sono un po' particolare. Lui ha rischiato tanto. Sì. Poi, niente, eravamo lì seduti e parte un altro trailer, che poi in realtà non era un trailer, abbiamo scoperto che era un cortometraggio che aveva fatto lui con un suo amico videomaker, dove raccontava un po' i posti della nostra storia, della mia infanzia, tutto quanto. Girava per Bari Vecchia, che è praticamente dove le mie nonne abitano. Sì. E lui girava per le strade che io riconoscevo e dicevo, ma quello sei tu? No, non sono io. Ma sì, sei tu, ti riconosco le tue gambe. No, non sei tu, non sono io. Quindi alla fine proprio ha ricreato la vostra storia, sì, tramite insomma spezzoni di questo, sì, corto. E arriva... quanto ha lavorato. Ha lavorato un, sì, sacco. È arrivato davanti a un posto simbolo e io lì sono scoppiata in lacrime. E mi sono girata e l'ho trovato in ginocchio con la scatolina. Ma questo è meraviglioso. Adesso ti stai commuovendo un pochettino. No, io sì invece, perché veramente, bravissimo, veramente grande Carmine. Lanciamo un messaggio a casa. Tra un po' di anni, sono 25 anni. Sì, certo. Chissà che film ti farà vedere. Non so, l'esorcista. Sai, vecchi Merletti. L'esorcista. Allora, noi esci da questo corpo. Stiamo aggiungendo la farina che abbiamo setacciato prima. Abbiamo setacciato, sì, abbiamo aggiunto un po' di sale e la vanillina o estratto di vaniglia se preferite. Sì. E adesso con movimenti dal basso verso l'alto per non far smontare il composto aggiungiamo anche il questa lievito. La metti? Sì, il lievito, che è una bustina alla c'è fine, una bustina di lievito normale. E via, sempre dal basso verso l'alto, perché altrimenti la panna poi si smonta. È un movimento difficilissimo per chi non è abituato, perché il cervello non è credo, campionato per fare questo di default, quindi non riuscite a... cioè di solito si gira, ma c'è questo proprio... E ma tendiamo così a smontare praticamente tutto il lavoro che abbiamo fatto con le fruste e smontiamo soprattutto la panna, che poi è il segreto di questa torta. Perché rende praticamente la torta molto soffice, alta e umida. E questa è la cosa fondamentale. Sì. Possiamo riassumere il procedimento intanto, perché così siamo partiti dalle uova. Dalla panna. Abbiamo montato la panna, che una volta montata l'abbiamo tenuta in frigo per non farla smontare. Poi abbiamo montato le uova con lo zucchero e l'olio. Abbiamo aggiunto la panna montata. E poi farina, le polveri praticamente, farina, vanillina e lievito, con un pizzico di sale. Quindi adesso abbiamo imburrato nel frattempo, sì, lo stampo. E anche infarinato. Infarinato. Tra l'altro è bella la storia anche del tuo stampo, perché... sì.
E ormai Nika abbiamo scoperto che è la famosa bricolage all'interno della cucina, oppure un MacGyver della cucina. Sì, ma un arrangio. No, perché se non c'è lo stampo per la ciambella, basta mettere... Basta mettere in una teglia tonda un ring, un coppa pasta, sì. Un bicchiere, qualcosa che in forno non si rompa, ecco. E così avrete la classica forma della ciambella. Magari rivestitela di carta forno. E poi... Adesso l'impasto è liscio. Wow! È omogeneo. Questo va benissimo come torta da colazione, ma anche da servire, per esempio, dopo un pasto, magari anche la spaghettata, per dire. Ma sì, ma io infatti la prima volta l'ho fatta qualche mese fa dopo una cena. È sparita. Ma anche perché questa poi puoi anche personalizzarla, per esempio, sì, che ne con so, goccio di cioccolata, bravissima. Oppure metà impasto al cacao e quindi diventa bicolor, col matcha, anche se aggiungiamo il tè matcha, abbiamo il verde anche all'interno della torta. Il tè matcha ha un gusto stranissimo, sì. Il tè matcha, sai cosa, bisogna saperlo dosare bene, perché sì, è veramente un ingrediente come una spezia alla fine, perché può essere dannoso per una ricetta se esageri. Cioè se troppo poco non si sente, troppo diventa proprio fastidioso, quindi diventa tanti tentativi. Ingombrante. Okay, la senti riveliamo. Mica, ma quanti tentativi prima di arrivare a una ricetta finita? Tantissimi, io ne ho veramente... buttati giù di ciambelloni nella mia vita e di creme bruciate e di pianti con le creme accanto con però poi c'è l'orgoglio di dire no, l'ho fatta, la mangio, sì, quindi non la butto via, questa è creatura mia. No, sì, te la mangi lo stesso con le lacrime agli occhi, ma te la mangi lo stesso, perché dici comunque è come un figlio, è venuto così. Oppure la friggi che fritto è tutto buono, potrebbe essere una soluzione anche allora questa. In forno 170 gradi per 30 minuti. Ok, allora abbassiamo un po' la temperatura, perché sai, io porto sempre il forno a 180 gradi, perché nel momento in cui io apro succede appunto che si corre, non ho tolto la palacca dal forno. Che si abbassa la temperatura e quindi donde evitare di avere dei problemi. Vai. In modo che la torta, comunque l'impasto, trova già la temperatura perfetta. La temperatura ideale. Quindi partiamo a 180 gradi, lo abbassiamo perché comunque poi nel momento dell'apertura del forno in automatico si abbassa. Allora noi aspettiamo che la torta in forno diventi fantastica e nel frattempo andiamo a capire qualche altro consiglio per avere un bucato perfetto. Il mondo sta cambiando, noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo, siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui, prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. 3 anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly. E pratico, nella sua confezione super compatta, non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa, perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave, non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo, mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto, ecco Wave. Ecco a voi il futuro, per lavatrice e lavaggio a mano, per capi bianchi e colorati, profumato e in versione sensitive senza profumazione. E dopo 30 minuti a 170 gradi in forno con la famosa prova a stecchino, perché sempre, quella è fondamentale, abbiamo sfornato la torta alla panna, dove la cosa bella è che la panna sta dentro. È dentro, quindi... Quindi ti sembra che non ci sia senso di colpa. Non c'è senso di colpa, no, una ciambella meravigliosa. No, tanto è dentro, non la guardo.
O la guarniamo con lo zucchero a velo, ma si potrebbe fare anche una ganache, al cioccolato, oppure possiamo dividerla in due, farcirla dentro con una crema, quella alla nocciola che ci piace tanto, sì, metterci anche, ne so, fragola o banana all'interno, altra panna montata. Voi la volete qua? Cosa, con cosa la volete? Con tutto quello che abbiamo detto. Senti, adesso, visto che abbiamo un minutino ancora, sì, allora vorrei la ricetta dei famosi... Com'è? Sporca mousse. Ah, sporca mousse, che è un dolce barese. Sì. Sporca mousse perché? Perché mousse è la bocca, quindi con un rotolo di pasta sfoglia si fa questo, si taglia la pasta sfoglia in quadroni oppure in cerchi, come vogliamo, li mettiamo in forno a 200 gradi, facciamo cuocere la pasta sfoglia che quindi alza in altezza e nello lo tagliamo a metà. Lo farciamo, io l'ho fatti con una lemon curd che è la crema al limone. Sì, ma crema pasticcera, al cioccolato, come si preferisce. Li si farcisce ma belli pieni, che quindi il coperchio e la base devono avere tanto spazio all'interno. E quando si tira il morso... Aspetta, vedo se ho fatto questa sfoglia. No, non farlo. Ho due rotoli. Quindi possiamo farli. Quindi quando tiri il morso ti si sporca la bocca, quindi sporca. È quella, la soddisfazione molto spesso è proprio facciamo lo sporcarsi. Adesso. Andiamo a vedere invece l'abbinamento che Ice Veneto ha da proporci per quanto riguarda il vino con questo dolce. Perché una tortina non la vogliamo mangiare? Sì, sofficina, bella. Umida, morbida, bella. Allora, ho pensato a un moscato. Sì. E l'azienda che lo produce è Beppin Veneto, questa bottiglia a forma di pigna tipica, bella, riconoscibilissima. E quindi ho pensato anche una bollicina, perché secondo me è un dolce soffice, leggero, delicato, ha bisogno di un leggero perlage che aiuti e ravvivi anche il palato dopo aver assaggiato il dolce. E moscato, quindi comunque questa uva leggermente aromatica e che sicuramente andrò a riconoscere all'olfatto con questo sentore che mi ricorda sicuramente, non è così sfacciato, è proprio molto delicato, nel senso che non sento quel bocciolo di rosa bianca piena, ma piuttosto un glicine e una pesca però appena accennata, forse meglio un agrume, vero? Pensavo più all'agrume in effetti. Sì, com'è? In effetti sì, un agrume anche leggermente acerbo, non così maturo. Un pompelmo anche io lo... Interessante, buono, lo assaggiamo? Sì. Piacevolissimo, perché con questo pizzicore che crea nel palato riesce a ravvivare il sorso anche con la stessa acidità e abbinamento per concordanza in dolcezza, però cercando di trovare la quantità di zucchero sia nel vino sia nel cibo che sia uguale. Quindi non ci sarà un predominante, no, ma ci sarà un prendersi per braccetto. Assolutamente, bisogna cercare il migliore equilibrio possibile. Come sempre anche nella vita. A tra poco. Cina. Ahimè, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Di fronte a noi due piatti che Nika ha presentato, che ci ha preparato. Noi stiamo per tagliare, anzi la tagliamo, brava Ilenia, tagliamo la torta alla panna per farvi capire, eccola lì, soffice, meravigliosa. In tutto questo io vi consiglio e vi esorto ad andare a vedere il sito prendiliperlagola.it, il sito di Nika Cardinale, dove troverete veramente un punto di riferimento per quanto riguarda la cucina, la passione, ma anche tutto il livello degli chef stellati, tutti gli eventi, tutto quello che riguarda la possibilità anche di approcciarvi a questo ambiente che veramente di cui si sa poco e si dovrebbe sapere molto di più a livello professionale. Nika, in bocca al lupo per tutto, noi ti regaliamo il nostro Green Bule, benvenuta in famiglia. Grazie a due voi. Chiacchiere, grazie. Questo è un piccolo, diciamo così, escamotage per il tuo bucato. Che dopo il macello che ho combinato qui sarà. Sicuramente. Ci sarà, allora ricordatevi, prendeteli per la gola e noi ovviamente vi ricordiamo la nostra mail, ovvero duechiacchiere@telepadova.tv. Scriveteci, facci sapere quello che pensate, quello che fate, ciao! Ciao, alla prossima, ciao Ilenia! Ciao, mangiamo.